tempo di funghi, buonasera a tutti. Funghi quelli giusti, quelli buoni, quelli che l'autunno fa crescere nelle nostre campagne, sotto il faggio, sotto il castagno, sotto le scope. E se andate per funghi, certamente vivrete delle emozioni, perché un paesaggio incredibile vi si presenta. Pensate, la Maremma è tutta rosa per l'erica rosa, e sotto nasconde piano piano questi funghi che con pazienza potete trovare. Poi nel sopraggiungere della fine di ottobre sicuramente troverete anche altri tipi di funghi, ma in questo momento abbiamo soprattutto i giallarelli, che abbiamo già visto la scorsa settimana, i porcini e gli ovuli. Però dovete stare attenti, perché se pretendete di diventare dei cercatori di funghi di professione o quasi, dovete avere un patentino. Se lo volete fare per uso familiare, pure. Quindi il ricercatore di funghi deve assoggettarsi a certe regole, che sono molto semplici ma abbastanza chiare, e devono essere seguite attentamente. Quindi una è avere il patentino, l'altra è fornirsi di certamente di una specie di bastone, non dico un mestolo, perché il fungo deve essere rispettato, non deve essere strappato, ma bisogna lasciare che le spore si depositino lì, quindi deve essere tagliato in un modo molto particolare, scostandolo, rispettando il bosco e il sottobosco. E poi via via ce ne sono tante altre di regole, compresa quella di non essere ingordi. Quindi se trovate un campo con 3.000 funghi, non ve li potete prendere tutti voi, perché c'è un limite di raccolta. Non ultima, ma forse la più importante, quando li avrete raccolti andate in un centro, possibilmente della ASL, di quelli che vi permettono di capire se potete mangiarli con zero danni e solo godimento, con rischio, o potete assolutamente tenervi lontani da quel tipo di funghi. L'ovolo, per esempio, è uno di quelli che più facilmente può essere confuso con dei funghi seriamente ed altamente nocivi e velenosi. Vediamo chi ce l'ha portati però questi funghi, va bene? Paolo Tizzanini, vieni qua, avanza con il mestolo. Buonasera. Dove l'hai presi questi funghi? Dalla collina? Questi funghi sono nella montagna, nell'alta collina sopra all'Acquolina. Sono funghi delle nostre zone. E infatti si vedono, guardate, prima di tutto sono neri, vedi, neri. Il questo nero di scopa è quello che io dicevo, io la chiamo erica, in realtà più volgarmente sì, è una scopa, quella che un tempo, pensate, dalle scope si ricavavano le pipe. La radica di ancora per fare le pipe in certi ancora luoghi, sì, veniva proprio scelta l'erica. Più per scuro quello è, più è di scopa. Poi si sale, si va al castagno, che è scuretto. È scuretto, sì, quasi sul biondo. Poi si va al faggio, che è biondo. Poi si va agli abeti, sono quasi bianchi. E addirittura le fungaie rosse. Sì. Le fungaie rosse sono quelle che si trovano all'inizio e alla fine. Ma però diciamo, ecco, la famiglia dei porcini è una famiglia abbastanza larga. Basta. Però danno una grande soddisfazione, bisogna avere il cestino, bisogna non avere le plastiche e roba del genere. Il coltellino. E si raschia, quando si trova il fungo si raschia e si lascia. Addirittura dovrebbe essere raschiato lì nel posto. Sul posto, proprio perché in questo modo tutte le spore ritornano lì e quindi l'anno dopo voi potete ritrovarceli. Allora, questi sono funghi di un cercatore, hai il patentino? Sì. Noi non potremo mai comprare funghi dai cercatori normali, per un semplice motivo. Perché noi dobbiamo avere una certificazione sanitaria di quei funghi, che solo la ASL del territorio. Nelle cassette ci deve essere a posto la firma e il registro del micologo della ASL, che certifica che i funghi sono buoni. Cioè, a me chi me lo fa fare di rischiare di prendere dei funghi e poi magari avvelenare all'Acquolina, un passato glorioso, addirittura no, guardate. Guardate che quello che non succede in 20 anni succede in una sera. Quindi la sicurezza alimentare non è mai troppa. Italia ce l'abbiamo. Ci sono delle regole. Esatto. E in effetti, guardate, che chi viaggia veramente il mondo, quindi conoscendo altre cucine, ma in modo molto serio, poi torna in Italia dicendo che la sicurezza, come ce l'abbiamo noi nel campo agroalimentare, non ce l'ha nessuno. No. Veramente.
Quindi anche nei funghi godiamoceli, in ristoranti dove siamo sicuri che sono certificati, che sono che provengono cioè, sempre da una visita. Uno da una zona e secondo sono stati dichiarati commestibili. Ecco qua. Per cui se trovate anche la mitica rossella, no? Che sembra tanto bruttignacola perché lo è e di sapore la russola. Ecco, la russola voi ne potete raccogliere veramente per fare un buon sugo, però portatela anche quella a vedere e se avete il patentino. Vediamo se c'è il patentino o no il nostro Filippo, l'Acqua Pazza, un ristorante punto di riferimento per chi vuole il pesce non buono, squisito, a Firenze. Grazie. Filippo, buonasera, te mi hai portato l'ovolo. Esatto. E il boletus, il porcino. Boletus edulus. La manita... Porcino. Cesarea, no? Esatto. Si chiama così, mi sembra. Sì, l'ovolo. Sì. L'ovolo. Allora, l'ovolo, molti dicono in campagna l'ovulo, ma che l'ovulo è invece in realtà soltanto quella, diciamo, parte della biologia femminile, potremmo dire. Quindi questo è l'ovulo per chi lo vuol chiamare ovulo, ovolo per chi lo vuol chiamare in amicizia, esatto. Cucco per i parenti stretti, che in Maremma si chiama cucchi, amanita, cesarea per chi invece lo vuol chiamare nel termine preciso, perfetto. Dove l'hai presi? Al mercato stamattina. Ecco, e cioè, quindi anche come questi... Come ha detto Tizianini prima, chiaramente presi, certificati, assolutamente. La provenienza? Provenienza toscana. Toscana. Assolutamente. Allora, che si dice di quelle cassette a 8 euro che trovate magari vicino alle autostrade e che vi si dicono che vieni a me? Se sono nostrali non ci credete, è impossibile. Non c'è chance. Esatto. È un mercato troppo vasto, quello dell'Est Europa. Hanno una raccolta molto pronunciata di questi funghi. Non fanno l'altro... Appunto, i funghi non è per voler dire, ma raccolgono le radiazioni. Quindi pensate che dopo Chernobyl, dopo qualche anno, c'è stata una marea di funghi cresciuti proprio grazie alle radiazioni. Allora, i funghi come le mogli e i buoi dei paesi tuoi, va esatto. Bene? Quindi facciamoti, va bene? Tizianini, cambiamo i proverbi. Funghi, buoi e mogli dei paesi tuoi. Anche se devo dirti che dimmi. In Sila, quando crescono e nascono i funghi, è un bel vedere e un ben di Dio e sono buoni, i funghi dei silani, i funghi della Sila sono ma noi non si è mica detto toscani e basta. Sì, infatti, l'importante è che siano nazionali. Diciamo ti dovrei Italy. Far sentire anche i funghi abruzzesi e sui funghi della Val d'Aosta. I finferli. E quelli di Roma, vicino a Roma, dei castelli. Ogni zona ha i suoi funghi. Ma poi... Io ti ho detto, ma moglie boi, ma in generale esatto, brava. E funghi poi, che ci sono delle zone che usano dei funghi che noi non conosciamo e viceversa. Assolutamente. Pensate che c'è un'abbazia, l'abbazia di Valvisciolo, che ogni tanto per pochissimi eletti fra i monaci fanno la zuppa di funghi. Voi non avete idea di che cosa sia. Non ne riconosco uno, perché non conosco uno di quei funghi, non lo riesco a identificare, ma sono veramente incredibili. Allora, tornando invece a noi, quindi il prezzo del fungo, vero, quello toscano, si aggira assolutamente su una cifra che va dai 15-18 a salire. A salire, va? Sì, sì, 15-18 a salire fino a quello che vogliono loro, perché poi quando sono pochi, quando cominciano, allora poi 25-30 quindi l'entità della raccolta, l'offerta e la domanda sono proprio molto molto correlate e gli ovoli invece schizzano su proprio. Gli ovoli sono di nicchia, si va ben oltre le 30 euro al chilo, per questi freschi ancora abbastanza chiusi. Stamattina erano molto più chiusi, già in mezzogiorata hanno camminato parecchio, sì. Mamma mia, allora l'ovolo è perfetto secondo me crudo, mentre esatto. Cotto perde un po'. Cotto vero? Si può usare quelli che costano la metà e sono quelli completamente aperti. E che ci facciamo? Ci facciamo un buonissimo risotto, ci facciamo un'insalata di polpo e ovoli, saltati. Insomma, una goduria. Allora, si possono recuperare. Diciamo abbiamo detto che stasera ci facciamo un piatto di nicchia, eh? Che dite? L'altra sera abbiamo risparmiato, abbiamo fatto la schiacciata, abbiamo mangiato tutta la sera schiacciata coi fichi. Stasera invece gallinella.
Gallinella dei Mari Toscani, Santo Stefano. E quindi hai un'altra botta, potremmo dire. Sì, eh? Sì, sì, rispetto a quella atlantica il 100% di costo in più. Ecco, dalle, guardate un po'. Dalle 12-15 euro al chilo della gallinella atlantica alle 28, 30, 32 di queste pescate. Allora, questa sicuramente la gallinella è un pesce molto molto pregiato, caratterizzato da questa carne rosata, deliziosa, esatto. Un gran testone che voi dovete assolutamente riutilizzare, l'ala. E l'ala, guardate quanto è bello, è un pesce veramente buonissimo, io lo adoro bollito con la maionese, sì, per carne, me carne delicatissima. Carne delicatissima. Vi siete mai chiesti perché ora in tutte le grandi distribuzioni ci sono questi vaschettine di gallinelle? Voi con 3 euro vi trovate delle gallinelle minuscole, dei filettini minuscoli. Ecco, guardate la provenienza. Asia. Controllate il prezzo. Siccome ormai siete abbastanza consapevoli di quello che acquistate, ma anche dei sapori che voi andate gustando. Giusto. Io gustando capirete. Io do sempre un consiglio anche ai miei clienti: se trovate un prezzo che vi sembra veramente alto, non è che sono fuori mercato, è che è un prodotto veramente di nicchia. Perché questo è stato preso con l'Areto o con l'Amo? No, no, questi sono di Amo. Di Amo, sono di sottocosta di Porto Santo Stefano. Questi sono pesci comunque sempre vivono abbastanza vicini alle coste. Sì, nonostante l'aspetto un po' così timido, sono molto voraci anche. Assolutamente. Senti, e queste sono alghe? Queste sono alghettine che ho portato io. Alghine, giusto? Ma sono commestibili anche no, queste? Un po' indigeste. Puramente da bellezza e lunghissime, tra l'altro. No, perché sai, è vero che l'alga depura. Abbiamo fatto delle trasmissioni bellissime con le alghe. Con la salicornia? Sì. Il potere delle alghe sul nostro fisico è incredibile. Tante, da energia, via la cellulite, via le rughe, via tutto, vero? Queste sono anche da bellezza, chiamiamole così. Allora va bene, quindi noi facciamo questo bel piatto, come? Me lo vuoi descrivere? Certo, prendiamo la gallinella, la sfiletteremo e poi la presenteremo. La con che cosa? Questi li lasciamo crudi. Allora, quindi è una gallinella con ovuli e con un'insalatina d'ovoli e con le spinaci facciamo questa cremina che dopo vi spiego una come cremina. Si fa. Quindi molto un piatto leggero. Molto semplice, sì. Ma estremamente gustoso. Pensate che fra ristoratori si vogliono bene, per cui il Tizzanini è qui che taglia perché non riesce mai a stare fermo. E pensate, la sua nipotina le ha detto: nonno, ma che ti arrabbia? Hai tutto per essere felice, vero? Sì, te l'ha detto oggi. Oggi mi ha detto: nonno, tu devi essere felice, non ti deve arrabbiare. E allora perché stai lì a tagliare? E gli ha detto: serio? Amore, sì, mio, mai fermi. Allora, no, no. Dicevo, si scambiano fra di loro non solo commenti e ricette, ma anche visite. Per cui il Tizzanini l'altra sera era appunto da Filippo, Filippo andrà da lui e questo è bello. No, sì, ma fra l'altro poi ci consoliamo anche perché diciamo... Consolate. Sì, perché la ristorazione... Parlate della crisi, no, dei problemi? No, la crisi, è la ristorazione... che in questo momento soffre appunto di questa mancanza... Di che cosa? No, che deve essere capita, cioè che uno quando va a prendere un paio di scarpe spende 400 euro, tutto beato, tutto contento, e poi vorrebbe mangiare quel ben di Dio a 30-35 euro. Non è possibile. Ti do ragione, perché ci sono dei luoghi dove... Allora, ci sono dei luoghi... Veri, che hanno, e dei luoghi... Veri, ci sono dei luoghi veri che hanno deciso comunque di fare una politica di avvicinamento. Uno è l'ora d'aria, per esempio, ne faccio uno. Sì. Marco Stabile, nel lunch, cioè il pranzo del giorno, ha un prezzo popolare, mi sembra, escluso ovvio le bevute, di 12 o 15 ma euro. Ma non ti dà certo una gallinella. Ma sì. No. Ma anche tu, se io vengo a mangiare salame e formaggio, non fichi, te lo do, non te lo do. Come lo do? No. Il salame lo faccio anche da tu, l'ho affettati, non li do io. Ah, non me le dà, vabbè. Non do affettati, ma non do dammi dopo il petto. Quella bevanda scura che tu sai, la non do. Bevanda scura, ma okay. Che? Coca-Cola. No, ah, sì. Non lo do sapete, la birra. Ha cacciato no, un non ho cacciato, ministro, non ho cacciato, vabbè, lasciamo perdere che ho fatto. Però allora che mi dai per 12 euro? No, scusami, allora per 12 euro per 12 euro non ti faccio nemmeno mettere a sedere. Io te lo regalo più volentieri. Però allora il pane è cotto a legna perché basta girare il dorso e te ne accorgi. L'olio tu lo senti, tu lo vedi, olio toscano e tutte. Tutti questi prodotti, tutta questa cosa, io non è che te li voglio far pagare tutti a te. Però mi devi riconoscere perlomeno
Certo, ma scusami, se io arrivo fino a Terranuova Bracciolini in un ristorante che è sempre pieno pieno zeppo, uno no, è preferito per da pieno zeppo no. Ma insomma, però, ad esempio, dove ci fanno matrimoni, cosi e oggi, lauree, no, oggi, non oggi significa ho che mangiamo bene. Amici da Roma, amici dal confine con la Toscana, erano di Sarzana. Un granducato, dici. Sì, quindi, allora io mi sono, come dire, mi sento in dovere e in obbligo di trattarli bene, perché loro fanno e si aspettano, grazie, qualcosa. Sì. Ecco perché quando si diceva prima che quando sei qualcuno, fra virgolette, o quando ti sei preso la fiducia del cliente, non lo devi fregare. Ma certo che no. Ecco, il cliente deve venire da te perché sa di essere. Ma guarda, sicuro. Paolo, la nostra trasmissione ha veramente dei, diciamo, seleziona molto bene quelli che sì, sono i nostri ristoratori. Ci sono di vari tipi e di vari livelli, si va per dal vegano, la miseria, da quello che costa poco, da quello che è all'osteria, da quello che è il super grand hotel, dal grande panino al Lampredotto, che è una, esatto, cosa eccezionale, fino ad arrivare alla Ragosta, fino a... esatto. Ma è chiaro, allora... però ci deve essere da parte dei ristoratori, se no qui almeno ad Aspettando il TG non arrivano, ci deve essere totale buona fede e onestà nel, esatto, loro mestiere. E con questo chiudiamo, serietà, questo qui, perché se no si finisce. No. Facciamoci una semplice acqua corta. Questa è una lezione, è una lezione di vita, perché devono capire dietro un piatto che gli arriva quando sono con la loro ragazza, quando sono in con la famiglia e tutto, gli arriva una storia, gli arriva un lavoro, un sacrificio, gli arriva gente che dietro per fare quel piatto ci magari ci ha perso la mattina per cercare. Infatti, il petto. Ti a che ora giusto ti alzi? Io la mattina mi alzo alle 8:30, sono un po' vagabondo per questo, però perché voglio letto tardi. È l'1:30. Comunque lui sta sempre nel campo. Paolo, dove sei? Sì, esatto, poi c'è l'otto. Poi c'è l'otto, sono nell'otto, sì, mi fa. C'è e tu a che ora ti sei alzato stamani? Stamattina alle 8:30, però sono andata alle 2:30. L'unica che si è alzata alle 7 sono io. Lo so. Abbiamo 3 giorni di mercato, però, Molto, ci si alza molto prima. No, è vero. E si dorme tanto poco. I 3 giorni di mercato sono quelli per andare a scegliere questi ovoli così buoni. Allora, prima di tutto io voglio lanciare il quiz, perché ultimamente sono stata generosa e ve lo siete conquistato. Stasera vi dovete veramente conquistare una cena o un pranzo per 2 persone, sì, offerto dall'Acqua Pazza, quindi un ristorante di veramente di eccellente qualità per tutto quello che riguarda il mondo del pesce, ma è anche qualcosa di carne o no? Assolutamente sì. Ecco, no, vino eccezionale. Olio, quello del nostro Cristian Sbardella del consorzio IGP dell'olio, quindi insomma massima soddisfazione per colui che indovinerà. I miei peperoncini, eccoli qua, quanti sono? Lo so che colui che partirà per primo fa da apripista è o fortunatissimo o in genere è al buio. Il numero lo vedete qui in sovrimpressione, forza e coraggio, perché questa è una cena da conquistarsi o un pranzo, va bene? Assolutamente sì. Allora, adesso acqua cotta, mentre tagliuzzi tutto, prima di mettere, di fare tutto senza. Allora, veda, l'acqua cotta. La storia dell'acqua cotta. La storia dell'acqua cotta nasce da lontano e nasce e viene da. Ma non da... è maremmana l'acqua cotta. No, la maremmana. Allora, c'è laziale, cioè l'acqua cotta è uno di quei lo piatti. Sto un attimino. No. Musicando. È uno di quei piatti che vengono da lontano e hanno avuto l'evoluzione insieme all'uomo o insieme a chi l'ha. Usata. Allora, i carbonai, partiamo da questi, perché sono loro che hanno fatto questo la piatto. La prima parte. Hanno partivano... Ma non sono anche i pastori? Anche si i pastori, però i pastori non erano fissi come i carbonai. I carbonai andavano nel bosco, prendevano la parte di bosco, tagliavano, mettevano su queste casaste i carbonai e poi stavano settimane lì a aspettare la carbonaia. Cosa non i pastori anche per tagliare migravano. Taglialegna, voglio dire. Esatto. Insomma... Allora, che facevano? Portavano con sé una resta di agli lunga così. Tipo la mia. Esatto, ecco una resta di agli. Di Sara di Capolona, carote, guarda, perché anche le carote si conservano. E poi potevano portare all'inizio un pazzo di sedano. Il pane che durava allora 10-15 giorni. Anche 15 giorni. E si portavano dietro le galline. Perché le galline? Perché le galline intanto le facevano le uova e poi razzolavano. Poi alla fine lessavano anche le galline. Insomma, alla fine di tutto il alla fine poi lessavano anche le galline. La gallina si era fatta una trasferta. Esatto. Allora, oddio. Il vivandiere, perché c'era sempre chi cucinava fra di loro, mentre chi andava a tagliare la legna, che faceva? Si che metteva faceva? Lì e quello che trovava, cioè trovava funghi, c'aveva la resta dell'aglio, c'aveva la bottiglia dell'olio
o il lardo, perché ricordati... In genere il lardo in genere, o anche lo strutto. O lo strutto, il lardo o lo strutto perché si conservava. Quindi... O il pezzo, sapete che di perché tanto prosciutto ce l'avevano, di sugna e il pezzo diciamo di pancetta. Sì, il pezzo di pancetta. Avevano tutta questa roba che conservabilissima. E gli dava, e poi si portavano di sapore comunque, perché acqua, insomma, quando pigliavano una bella fetta di lardo, lo scaldavano lì al fuoco, una bella acqua fresca di fonte, un frutto lo trovavano, erano felici con una semplicissima acqua cotta, che comunque è diventato un piatto proprio, potremmo dire, del gran ricordo, ma che ancora è uno dei piatti che Paolo Tizzanini non riesce assolutamente a togliere dal suo menu. Pubblicità. Questi funghi porcini, guarda, questo bambino così è un delitto metterlo dentro l'acqua cotta. Allora, comunque, che devo fare? Allora, acqua cotta, dicevamo, piatto di antichissima memoria, che a seconda delle zone dove viene cucinato e vi viene proposto, assume delle caratteristiche diverse, dato l'ingrediente diverso. Che sì, che veniva pure aggiunto. Quindi, ritorniamo un attimo. Campagna, boschi, Campagna, bosco, io ti parlo di quello che può essere l'acqua Casentino, cotta, no? Sì, l'acqua cotta, diciamo quella che facciamo adesso in casa, perché poi se no si va a confondere l'idea, la gente vanno a cercarsi erbe strane che un po' non le trovano nemmeno. Quindi facciamo l'acqua cotta di casa. Facciamo così, l'acqua cotta di casa. Qualsiasi la fa scendendo ai mercati. Quindi evitiamo quegli inserimenti che i carbonai sapevano di poter fare, quindi che era l'uovo magari di piccione. Sì, l'uovo di colombaccio. Le erbe, perché ci inserivano anche tante radici. Come no? Insomma, la base noi ve l'abbiamo detta. Sì, la carota, diciamo il la sedano. Storia. La carota, il sedano, la cipolla. Se vuoi ci puoi mettere una pochino appena di nipitella, se no poi vince lei, però la base, diciamo, è, per fare una buona acqua cotta adesso, è sedano, carota, cipolla. Buono? E si mette a bollire nella semplice acqua. Va bene. Acqua di fonte. Si mette sale. Oh, c'è il fontanello qua a Firenze, in tutte le zone dove Publiacqua appunto fa arrivare l'acqua, sinceramente. Quindi si aspetta, c'è il fontanello. Si spenge. Allora, comunque, nella tua padella, dall'altra parte, invece, hai fatto un'altra cosa. Nella mia padella. Sacco d'aglio, sacco d'olio. Sacco d'aglio, perché poi l'olio deve ritornare. È una minestra. No, va bene, è una minestra per. Che scalda, è una minestra che scalda, che doveva scaldare, capito? Io la definirei uno dei piatti di conforto. Una bella crosta di pecorino, quando alla fine ce la mettevano, che tanto era finita e rifinita, la buttavano. L'avevano proprio grattata. La buttavano lì, quindi era tutto. E la pentola, il tegame che veniva messo sul fuoco, di com'era? Poteva essere di coccio, poteva essere di ferro, aveva una prerogativa che poteva essere unta con il lardo, con il grasso che era nel posto dell'olio, se no, se aveva l'olio, mettevano l'olio, ok? Quindi va bene. Io intanto faccio vedere di nuovo i miei peperoncini, ovviamente, se voi individuerete che numero hanno, riuscirete a vincere e vi daranno il diritto di avere questo bel pranzo o cena presso l'Acqua Pazza di Firenze, va bene? Perché qui allora, vediamo acqua se pazza, ci sono delle telefonate. Acqua cotta, acqua pazza, no, qui altro che papaveri e papere, veramente. Quindi, allora, il passaggio successivo, mentre nella pentola, nella sarebbe, pentola grande, non so come bolliva, la può chiamare. Bolliva quest'acqua con il sedano, la cipolla, con le erbe che trovavano, tutto quello. Con le radici tutto. E tutto, i funghi venivano puliti sommariamente, come devono essere puliti sommariamente. Quindi neanche la lavate, ha capito? No, ma che lavi i funghi? Vanno. No.
spazzolate ora, leggermente. Per bene, poi tanto sì, se c'è un po' di terra resta in fondo lì. Sì, ma io si invece viene... l'ho mangiata tempo fa. La terra? Allora... No, scusami, no, aspetta. Perché tutti dicono non lavate i funghi, la spazzolina così. Allora, io arrivo un momento... Uno Scottex bagnato, appena, tu ci passi sopra. Perché così si sente la terra, come la sabbia nelle vongole, la mangeresti? No, no, però questa, siccome per una legge fisica è sempre più pesante, anche se ci fosse rimasto qualche granello di sabbia, è giù e noi la cosa si prende con il romaiolo. A tutte le teorie. Ma nella zuppa, ma se io faccio i funghi trifolati, l'ho mangiata? No, questi si mettono lì, se tu li fai trifolati... Allora li lavo. Allora, no, questo è un piatto da... ignoranti, da carbonai, è un piatto che si faceva, va bene, in situazioni incredibili, perché, estreme, no? Quindi non è... va bene, allora mi hai convinto, mangiamo quel che c'è, va bene. Guarda, allora nipitella, ricordiamo che abbiamo detto molto poca, molto, e adesso poco. I carbonai molto fortunati qualche fungo l'hanno trovato, perché comunque... veramente li trovavano. Ma tanti, e quando tornavano vendevano con funghi secchi, perché c'era appunto, cioè lì veramente era una, come dirti, era una fabbrica a cielo aperto, era un working progress, esatto, dire, perché facevano la legna, ma facevano anche poi i funghi secchi, poi mettevano da parte un certo tipo di legna per lavorarla, per farci, insomma. Ma lo sai che in Abruzzo i carbonai stagionavano i caciocavalli? Sì. Perché durante tutto questo percorso, certo, con le temperature sempre abbastanza rigide e bel fresco, trovavano il modo di riportare il cacio stagionato. Allora, vediamo un attimo, telefonate, ne ho sentite tantissime, vediamo se la regia me ne passa qualcuna, perché dobbiamo iniziare, altrimenti tutti hanno paura e io per prima non voglio sapere quanti sono i miei peperoncini. Non so nemmeno io. Te non lo sai, tanto... Non lo dico. No, te lo dici, è un grande rischio. Nel frattempo, mentre questi funghi vanno così celermente nella padella, sì, io vi voglio ricordare che Paolo Tizzanini ha avuto una bella soddisfazione che ha avuto recapitata attraverso una lettera qualche giorno fa, quindi la guida del Touring Club e Luigi Cremona, che spesso è ospite qui da noi, hanno conferito questo riconoscimento della targa della buona cucina all'Accolina, che ovviamente ancora di più si impegna quindi a mantenere alto, sì, questo, sì, livello. Farò, credo di fare una festa in cui sarai ospite. Grazie. Anche il mio amico Fuoco. Grazie. Perché sono i 10 anni consecutivi che io prendo questo premio. Bellissimo, noi allora ti daremo giusto spazio, sì, vediamo, sì, sì, quando la fai. E la farò a novembre, a metà novembre. Vabbè, quando c'è la cacciagione faremo una bella cosa tutto di caccia. Tutto cinghiale, facciamo tutto di tutto caccia. Allora io metto il prezzemolo. Allora, noi intanto abbiamo visto che l'acqua cotta nella sua base di, diciamo, liquida. Sì, nell'acqua senza bisogno, dove si mettono sedano, carota e cipolla. E si fa bollire, 20 minuti, mezz'ora, non c'è problema. Dopodiché... in una padella bassa si mette l'aglio abbastanza grosso che si possa poi ritrovare e risentire. Ma tanto il carbonaio non importava nulla. Ma anche a noi non importa, l'aglio è buono, ma perché si deve... Fa bene l'aglio. L'aglio, la cipolla, le cose, sono... ma come io non so come si fa a vivere o a cucinare senza questi ingredienti. Poi per carità, tutto si fa, io non voglio mettere bocca, però ecco... Io sono una lista quando si può, certamente, certo, perché poi certamente se mangio l'aglio devo incontrare delle persone, devo lavorare, può darsi che dia noia agli altri, ma anche che io non lo digerisca. Allora, quindi... io ho mangiato oggi funghi fritti con insalata di cipolla e lattuga fresca, che me la senti la cipolla? Non ti ho dato un bacio. Non ho ancora baciato il Tizzanini, ora che... comunque, insomma, beato te, funghi fritti e tutto. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome? Mi chiamo Donatella da Firenze. Donatella, buonasera, lei ha avuto già occasione di assaggiare dei funghi buoni o no? Proprio ieri. E ieri che... dei porcini, sì. E li ha pagati, mi scusi se sono indiscreta, molto? 40 euro. Ah, allora? Allora mangiati buoni. Allora... Quindi erano super, immagino. Erano super. Vede, veramente. Mi fa molto piacere, perché preferisco una persona che mi dice, guardi, l'ho mangiati ieri, ora per un altro mese non li rimangio, però li ho pagati 40 euro. Sì. È vero, come li ha fatti? Ma trifolati, devo dire. Però mi mancava la nifitella, allora ho messo il prezzemolo e non erano un granché.
Quindi, scusi, questi qui l'hanno pure delusa, questi funghi così grandi? L'hanno delusa perché mancava il sapore eccezionale della nifisella, no? Ha ragione. Per noi toscani è importante questo. E quindi non, insomma, non erano un granché, ecco. Le mancava quel quid. La memoria associa il esatto. Peccato non gli possiamo mandare il profumo di questo. Peccato, sì. Perché ora io non gli voglio insegnare, signora, per carità, però Fungo quando si stufa va stufato, va tenuto morbido. Ora lei forse non avrà visto nel passaggio che ho fatto. Ci ho aggiunto un po' d'acqua, ci mettono in padella con l'olio, ma poi un po' d'acqua ci va messa, perché se prendono appena appena l'amaro il gioco è fatto. In effetti è vero, sì, terrò conto di questa indicazione. Senta, bene. Però invece a me è capitato di non doverci neanche metterla l'acqua, perché l'hanno fatta da soli. Chissà perché. Sì. Porcini? Sì. Sì, ci sta. Io ho preso questi piccoli non la possono fare. Quelli grandi hanno questi spugna. Li batti in terra, rimbalzano. Quelli grandi hanno acqua, sono sodi, guarda. Sa di che avrei voglia io? Non giocare col porcino, avrei voglia di un bel risottino. Lei lo sa fare, signora? Sì, penso di sì. L'ho fatto funghi. Qualche volta, ecco. Allora, un risottino ai funghi. Mi sa dare la sua ricetta, poi sentiamo quella di questi nostri due illustri cuochi. La sua ricetta, di casa. Dunque, olio, aglio e forse un po' di vino bianco e poi niente, i funghi naturalmente e alla fine forse un po' di burro, niente formaggio. Ecco, senta, lei usa il Carnaroli? Sì, il Carnaroli, sì. Il Carnaroli. Sentiamo la ricetta che invece propongono loro del risottino. Tu lo sai, il risotto io l'ho insegnato più di una volta qui. Io faccio un pilaf. Cioè, preparo un riso prima, che è semplicissimo a farlo, signora, basta ci provi una volta. Dopodiché, fatto questo riso, non fa altro che fare una porzione più abbondante di funghi, così come ho fatto io, tenendoli sempre morbidi, con l'aglio e il prezzemolo. Poi, a metà cottura, ne prende un po' e li passa, ci fa una specie di crema, di purea. Dopodiché questa purea la mette da parte, questi li rimette sul fuoco, prende il riso pilaf che c'è già, che ha già fatto la sua cottura a tre quarti, al 70%, li mette nella padella con i funghi, il brodo vegetale sempre da parte perché guai a non avere il brodo vegetale, e alla fine quando si tira fuori si mette questa purea dei porcini che gli dà, che li lega, perché non essendoci formaggio, quindi la mantecatura si fa con la purea dei porcini. Va bene. Allora, visto, abbiamo anche già due ricette. Vale oro questa. Questa ricetta vale oro, no? Mi fa l'idea di sì. Va bene. Senta, Donatella, veniamo invece a noi. I peperoncini questi qui davanti, quanti sono? 62. Sono anche dietro, gialli, 62. Come Birbo. Guardi, non posso come dire Birbo niente. E Stomo. L'uomo Birbo è il regista. Donatella purtroppo no. Mi dispiace. Comunque sono due grandi cuochi loro, tutte e due. Grazie. Grazie, signor. Veramente. D'accordo. Grazie. Bene. Donatella. Vi ringrazio, buonasera. Arrivederci, buonasera. Allora, io devo fare un altro passaggio. E fanno un altro, vai, dopo devo... basta. Dopo il passaggio te lo do io, eccolo a nord-ovest. Qua. Allora. I funghi che hanno stufato in padella, che sono ancora un po' durini, io li metto e li verso nella contenitore dove ha tutti. Nella pentola. Allora, bisogna dire anche che i funghi che ha scelto Tizzanini sono accattivanti, perché sono quelli giovani, ma è molto buona fatta anche l'acqua cotta, scusami, con il fungo così. Poi ti dirò, in Maremma ci mettono anche un pomodorino. Te l'ho detto, ti ripeto che dopo capita. No, ma dopo tutto quello che si fa e tu aggiungi una cosa buona, fa bene. Non fai niente di male, se non che magari il pomodorino gli dà la porta verso il colore rosso e gli dà quella punta d'acidità che magari Ci starebbe anche bene, nel senso che il pomodoro tanto dolce, sì, ma ecco, tanto dolce devi stare attento con la carota, però poi c'è il sedano e la cipolla. Diciamo che così com'è, l'acqua cotta viene
già compensata, ha già un equilibrio. Un equilibrio e armonia. Sì. Senti, ma l'acqua cotta non prevede l'uovo e le fette di pane? Rivai. Ah, allora, no, scusa. Nel casentino l'uovo non c'era, no, c'era, va bene, c'era, lo mangiavamo prima, ha detto c'erano le galline. Lo mangiavano un padella, no, fritto. Ho paura di lui oggi. L'uovo lo rompevano, so, lo rompevano quando ce l'avevano. Però, ripeto, io devo dare una base. Da quella base, quando poi hanno fatto questo, nulla vieta di servirla. Ora io la servo, la metto in questa, perché proprio nella da minestra. La metto qui. Poi da qui, se uno ha un buon pane, gli dà una grigliatina, lo mette sotto la, qui sotto, e poi ci versa l'acqua cotta sopra. Io ad esempio le metto a parte le fettine di pane, perché non tutti amano questo. A me invece l'acqua cotta piace, ve lo dico subito, con una fettina di pane minuscola, proprio sì, perché da quel non so che del pane mi piace ritrovarla mentre la prendo, però mi piace sopra l'uovo. Che quindi alla fine mi viene. Ma c'è chi viene lo mette anche nella pappa e pomodoro l'uovo sopra, cioè, come, poi ti arrivi e vedi? Cioè, bisogna dare uno stop. Allora, un noi abbiamo dato la base l'abbiamo data, poi metteteci l'uovo, però sì, se volete, perché comunque non è un falso storico, no, come non no, è un falso storico metterci dei pezzetti di pancetta o di lardo, perché veniva talvolta anche messo questo. Falso storico sarebbe ci mettessimo, che ne so, tartufo. Del tartufo, perché c'è chi ce lo mette, sì, appunto, ma allora non è acqua cotta. Quindi sì, è un'acqua cotta con, ma come tu vedi, da quando tu dai il via a poterla contaminare un piatto e a rovinarlo, si fa, non ci vuole presto, nulla. Allora, ci vuole pepe nulla, macinato fresco, olio del consorzio buono, GP toscano, un che fra girellino d'olio, ecco, fatto questo. Nelle sere d'inverno uggiose, quando si fa buio presto, quando mi piglia la tristezza per morire, un bel che piatto. Uomo, che uomo difficile. Un piatto, sì, no, mi conforta, mi porta ai miei profumi, mi riporta a delle sensazioni, a dire che io mi rimetto tranquillo in pace. Ecco, allora dopo. Infatti io definisco l'acqua cotta uno dei piatti veramente del conforto, sì, 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 perché sono quei piatti che poi comunque hanno sapore di antico. Tutti noi prima o poi l'abbiamo mangiata, soprattutto in tenera età, e perché non mancava mai, no? Una no, volta ogni tanto l'acqua cotta, come non mancava la pappa. E allora ci riportano alla memoria emozioni belle, e questo fanno da endorfine, altro che farsi non no, so nulla, che. Nulla, niente. Uno quando allora confortiamoci con la tua ricetta, dai, dell'acqua cotta, poi l'assaggiamo. Allora, volentieri. Un battuto abbastanza grosso di sedano, carota e cipolla. Si mette in una pentola con acqua pura, semplice, un pizzico di sale e si fa bollire per circa 20 minuti, 25. Nel frattempo prendiamo il fungo porcino, buono, piccolo di diametro, si fa a pezzetti abbastanza piccoli e si mette in una padella con aglio, olio sempre buono, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, e si fanno stufare. Non li fate seccare, cioè non li fate asciugare, versateci un romaiolino di acqua cotta che avete accanto per tenerli morbidi. Due minuti prima una manciatina di prezzemolo tritato al momento, poi si versano. Avevamo messo il prezzemolo nei sì, funghi, si è detto, vero? Eccolo, sì, sì, abbiamo messo, si vede benissimo anche nella ciotola. E ecco, vedi, intorno di prezzemolo. E a tre quarti si prende i funghi e si versano nella pentola. Con il romaiolo si ripulisce per bene la padella per levargli tutta quella roba attaccata, è la meglio di tutte, insomma, si deve rigovernare quasi. Se la si rigoverna. Se la si rigoverna e si fa cuocere tutto insieme per altri 10 minuti. Dopodiché, o con una fettina di pane tostato sotto, questa è l'unica cosa che io permetto, dopodiché basta. E si mette in delle ciotole, si porta bella, calda, fumante, con un giro d'olio e una macinata di pepe. Basta. E basta. Comunque l'acqua cotta appunto si presenta in varie forme e in varie ricette a seconda della posizione geografica. Tutte buone, tutte quindi, particolari, tutte per carità. In Garfagnana veniva fatta, viene fatta in Maremma, viene fatta in Casentino, nel viene Lazio, fatta nel Maremma, Senese, sì, viene fatta nell'Alto Lazio. Sì, sì. Quindi insomma è un piatto molto molto semplice e che accomuna tutti. Poi se andiamo nel sud, l'acqua cotta non si chiama più acqua cotta, ma c'è uguale. Sì, identica, sì, sì, c'è uguale. Va bene?
Questo. Prego, una bella telefonatina in arrivo per voi. Pronto? Pronto? Buonasera signora, come Buonasera. Si chiama? Roberta. Roberta, da dove telefona? Da Firenze, signora. Allora, anche lei da Firenze. Senta, è da molto che non assaggia una buona acqua cotta? Io sinceramente non l'ho mai assaggiata. Madonna, mamma mia. Allora, come mi si manca. Fa? Vuol dire andrò a mangiarla dal signor Ticanini. Ora questa, guardi, ora lei indipendentemente che vinca o che non vinca, lei l'acqua cotta se l'è già guadagnata. Va bene? La ringrazio, sì. Guardi, lui stasera è proprio... Ma io altro che questa cipolla gli ha dato un'energia pazzesca, quella che ha mangiato oggi. Allora, l'acqua cotta se l'è guadagnata dal Tizzanini, va bene? Benissimo. Vediamo un attimo di individuare il numero dei nostri peperoncini, se è possibile, per poter andare lì all'acqua pazza. Acqua cotta, io acqua pazza. Prego. Ho detto 44. Come i gatti. Sì, come i gatti. Come i gatti. Ma non è il numero non è. Giusto. Me lo immaginavo. Però lasci il numero in regia, io la chiamo e quando c'è l'acqua cotta vengo a mangiarla, va bene? Volentierissimo. Ma stia attenta perché è veramente galante, il Tizzanini. Bene, mi fa piacere, sono capitata nella serata buona. Meno male, guardi, qui acqua cotta per tutti si potrebbe dire. Arrivederci, grazie signore pubblicità. Qui acqua cotta, acqua pasta per tutti. Allora, l'acqua cotta del Tizzanini ha conquistato anche l'acqua pazza, potremmo dire, va bene? Qui deliziosa, assolutamente deliziosa, adatta per i primi golfini che ci siamo dovuti già mettere la sera. Stasera ci vorrà... Se si deve inquinare... Chi si inquina? L'acqua... Ah, l'acqua cotta. Sì. Si può inquinare con dei pezzetti di baccalà sfilettati e messi lì dentro. Cioè, ce l'avevi per il mio uovo e ora mi vuoi mettere addirittura no, t'ho detto perché, il baccalà? No, perché ma il baccalà era quello che avevano il baccalà, i carbonai portavano pure il baccalà. Poi i mici dietro e c'erano le galline tutte. Le galline. Ma questi li hai confusi con i zingari? No, stavo sto scherzando. Fuori casa a settimane. Allora, lo sapete che sto scherzando, io adoro sempre la storia, la gastronomia è fatta di storia e quindi ben venga questo piatto leggerissimo, però fatto bene vi farà veramente fare una bella figura anche in una cena semplice con gli amici. Perfetto. Durante invece la settimana vi accomoderà lo stomaco, come si può dire, a grandi e piccini. Gallinella, via. Allora abbiamo detto una bella ricetta, molto molto veloce e sì. Costosa, perché insomma qui abbiamo abbastanza. Super pesce, super ovolo e quindi tutto super. Allora, la gallinella, che facciamo? Io per comodità, ma giusto per comodità, l'ho già intaccata qui sul filetto. Ecco, parlavamo di carne rosa, tenera, esatto. Molto. Sì, sì, bella soda, tenera, tenerissima. Senti, questo zuccone, scusami, la testona... Sì, che non lo buttate, Ecco, mai. Diamo un'indicazione, perché questo... Pesa tanto, sinceramente. Questo pesa tanto e viene fuori un consumo buonissimo con un zuccone così. Tolto bene, viscerato, sciacquato bene dal sangue, tolte le branche, qui si fa un brodo di pesce stupefacente. O perlomeno, buonissimo. Siccome non tutti amano il brodo di pesce, voi potete magari comprarvi, che ne so, delle vongole, delle cozze e farvi uno spaghettino che sì. Cuocete però direttamente nell'acqua dove è cotto anche certo, lo zuccone, certo, no? Certo. E quindi prendete tutti i sali minerali che sono dentro la testa, che ricordiamo, fosforo per eccellenza. Chiaramente. Tante... Credo ci sia una telefonata, perché veramente ne abbiamo ricevute tantissime. I peperoncini danno vita, brio. Danno brio. Appena c'è, fatemelo sapere. Allora, il filetto. Poi. Il filetto. Io lo vado a porzionare per quanto lo darei al ristorante, diciamo così. Quindi un filetto così, faccio altro che tagliarlo a metà. In questo caso andiamo a lavorare la parte più alta, come si può vedere. Quindi lo condisco leggermente. Quindi ricordiamo che abbiamo detto pochissimo. Che questa gallinella ha un costo sui 28 e passa 28 euro, e passa, 38, sì, sì. Perché è quella di mare, quindi non ci possiamo permettere di sprecare nulla, veramente niente, manca esatto. Poco neanche la lisca. No. E poi abbiamo l'ovolo, quindi che sono stati tagliati prima. Questi ma li puliti e tagliati. Mm? Puliti, come ha detto prima Tizzanini, non immersi nell'acqua. Basta una spugnetta leggermente umida per togliere la parte sovrastante lo sporco e accomodarli un pochino sul gambo.
Finito. I funghi immersi in acqua sono funghi rovinati. Ecco, l'ovolo è un fungo che mentre il porcino si può 3 giorni intenere, addirittura forse... L'ovolo tende l'ovolo, diciamo, in un giorno un ovolo così cambia. Domani ha almeno il diametro aperto di 1,5 cm in più. Ecco, quindi dobbiamo mangiarceli tutti. Sì. Va bene se vogliamo farli crudi, è bene che siano queste lamelle belle chiuse. Pronto? Pronto? Buonasera, finalmente un signore, sentivo la mancanza stasera. Da dove telefona? Da Montecatini Terme. Bel posto, belle terme, giusto tutto, vero? Tutto giusto, sì, esatto. Si mangia bene a Montecatini? Sì. Buoni ristoranti? Esatto. Le cialde? Le cialde, no, ma anche i funghi però, Anche funghi, diciamo. Lo so. Senta, lei li ha già mangiati un po' di funghi? No, a dire la verità no, perché io sono appassionato... e vado a raccoglierli, però quest'anno qui nella zona per non ora nulla. Vada verso il Casentino, vada verso... O verso la Maremma. Verso la Maremma. Ma vada dal Tizzanini, che ha visto che funghini. Lì si fa prima. Senta, allora, è un appassionato di cucina? Abbastanza. Ma i funghi lei, visto che è un cercatore, quando li raccoglie privilegia un tipo solo oppure è un conoscitore raffinato, quindi sa anche quelli da zuppa che sono squisiti? Ah, la zuppa più tipici se ne mette più viene buona. Sono d'accordo, è quella che dicevo dei miei monaci, e quindi veramente eccezionale. Esatto. Allora, insomma, fra un po' inizia la sua stagione di funghi. Speriamo, io le auguro, in bocca al lupo, magari Grazie. Verrà a cucinarli da noi. Vediamo un po', quanti sono i miei peperoncini? 39. Non posso commentare, non posso dire nulla, niente. Va bene, lo stesso, grazie. Grazie, mi ha fatto veramente... Grazie tanti. E allora, non so se si dice buona... Non si dice nulla. Non si dice nulla perché è come a scuola, no? È come, esatto, andare a pesca. È come andare a pesca. È come andare a pesca, è perfetto. Allora buona scena e basta. La ringrazio, anche a lei. Arrivederci. Allora, a questo punto noi abbiamo quel filettino di gallinella. Sì. Che fine ha fatto? Non lo so, nessuna fine. Qua. È ancora qui. Ecco, l'abbiamo leggermente facciamo? Passato in farina sulla pelle, pronto da mettere nella padella. Ecco, nella padella ci mettiamo un po' d'olio, un GP, filo d'olio. Immagino, sì. Classico, sì. Perfetto. La padella possibilmente mai troppo bollente, perché altrimenti il pesce tende a sbruciacchiarsi e a piegarsi. Una leggera pressione, magari a caso utilizzate un mestolo, un cucchiaio, qualcosa. Per aderire tutto. Sì, e non far piegare il filetto del pesce, che tende a piegarsi, a fare gobbetto, potremmo dire, sì. No? Così dà una cottura omogenea. Se si riesce a tenere il filetto bello piatto, la cottura viene molto più omogenea. E dalla parte, potremmo dire, della pelle che non abbiamo tolto perché serve a proteggere. Esatto, no? La protezione naturale del filetto. Poi e lascia anche dei grassi, esatto, che stanno bene, sì. No? E poi la cottura la terremo sempre a 3/4 sulla pelle, soltanto sulla fine gireremo il filetto e lo metteremo sulla parte più delicata del pesce. Ottimo. Allora, poi abbiamo altre preparazioni. Sì, lo accompagno con questa cremina leggerissima di spinaci, e molto come lucida. Si fa questa qui? Questa è molto semplice, si mette dell'acqua a bollire. Sì, e l'abbiamo messa. Sì. Poi si aggiungono gli spinaci freschi, privati del gambo, che è la parte più dura. Io uso soltanto la parte più verde, più ricca di clorofilla. Mm-hmm. Una cottura velocissima di questi spinaci. Così. Circa 30 secondi, 40 massimo, non di più. A parte bisogna per tenere... fare l'estrazione della clorofilla. Clorofilla, esatto. A parte, che adesso non ho perché ho già fatto il prodotto finito, è sufficiente metterli in acqua fredda con tanto ghiaccio. Ah, quindi dopo che li abbiamo appena scottati, sì, noi li passiamo, basta scolarli e passarci l'acqua con il ghiaccio. Meglio metterli immersi. Ah, io immersi, suggerisco. Immersi. Sì, sì, c'ha uno shock termico molto più forte. Ecco. Passate e rimangono immersi. Un bel verdone. Esatto. E a quel punto... A quel punto non va bastato che scolarli, mettere in un bicchiere con un bastone immersione. Quindi mettere un mixer. Esatto. Frullarli senza niente all'inizio, soltanto con l'acqua che rilasciano loro. E alla fine, solo alla fine, unirci una puntina di olio e una puntina di sale e pepe.
Basta, se si va a mettere l'olio nell'immersione, quindi nella frullatura, che succede? Diventa una maionese? Sbiancano. No, sbiancano completamente. Sbiancano? Sì, sì. È vero. Fanno i... È vero. Perdono colore. Esatto. Sì, diventano anemici, palliducci. Perfetto. L'olio va a inserirsi insieme all'acqua e sbianca tutto il composto, quindi abbiamo un colore non più lucido come questo. Sai che potrebbe essere anche, proseguendo nell'inverno, fatto con il cavolo nero, una cosa del genere? Perché sì, sarebbe troppo aggressivo. Si può fare con la rucola, sì, si può fare con la bietola, con la rucola, con tutto. Magari non ci saranno più i funghi, però esatto. Sì, sì, vedremo. Bene, allora, questo serve per dare sapore, per far questo lo accompagno nella parte vegetale del piatto, oltre al piatto, alla parte aromatica, quindi cruda del piatto, che saranno del gli fungo. Ovuli. Sì. E al pesce, che è delicato, quindi gli ho aggiunto uno spinacio molto delicato come verdura accanto. Telefonata per i peperoncini, pronto? Pronto. Buonasera, il suo nome? Francesco. Francesco, buonasera, lei ogni tanto cucina? Sì, abbastanza. Mi dica il piatto che più velocemente la appaga, però, quindi più veloce ma anche buono. Ma di questa sera? No, delle sue ricette, curioso nella vostra cucina. Io adoro i risotti. Ah, anch'io, sono sempre eleganti, buoni, sì, con qualsiasi cosa. E quello che lei fa meglio qual è? Beh, anche con, a me piace molto anche con i frutti di mare. Vede, lei sarebbe perfetto per vincere questa serata, allora, questa cena. Magari. Quindi perfetto. E con la zucca lo fa adesso? Sì. Anch'io. E l'hai mai provato invece con il finocchio, che è un po' più desueto come risotto, ma squisito? No. Guardi, provi a farlo con il finocchio. Viene un risotto delicatissimo. Ci mette poi del grani di pepe rosa. Delizioso. Sì. Veramente, poi non se l'aspetta nessuno, perché il finocchio, insomma, non lo fanno. E invece, fra le verdure, per esempio, di stagione, che cosa le piacerebbe? Oltre la zucca, oltre i finocchi, che cosa le può piacere? Adesso? Funghi, ma lo io so. A me piace anche molto con un mix di verdure. Quindi un mix di verdure. Quindi un risotto arcobaleno. Vedi, non ci avevo pensato. Esatto. Mi piace l'idea. Molto mi piace. Carota, sedano, zucchine, piselli, tutto un mix. Buonissimo, un risotto alle verdure. Senta, ma visto che si parla di risotti, ma anche il riso con i fagioli, tipo riso e bisi, no? Come si... Sì, riso e lenticchie, salsiccia. Buono, ma lei è toscano? Sì. Perché ha detto riso, lenticchie e salsiccia. Provincia d'Arezzo. È provincia di Arezzo. Bene, bene, Francesco. Mi fa piacere che gli uomini cucinino, va bene? Prima di tutto perché significa che non hanno più bisogno di noi in cucina, va bene? E poi perché hanno una delicatezza, un gusto notevole. Bravi anche nel fare la spesa. Mi piacciono questi uomini che fanno anche la spesa e che sanno scegliere. Vediamo però i peperoncini, va? Quanti sono? 42. No, Francesco, mi dispiace. Lei ogni tanto ci segue? Sì. E allora riprovi, Vediamo okay, se... Ok, grazie, buona serata. Grazie, buona serata e buoni risotti, allora. In effetti il risotto, anche questo è un piatto del conforto, il risotto. Io lo uso tanto il riso. Io l'adoro il riso. Anche in carta non deve mai mancare. È una un carta risotto al ristorante, c'è buono, sempre anche un buon riso. Burro e parmigiano, olio e parmigiano. Perché no? Senti, all'onda. Ma qui non ci si brucia nulla? No, questa è tranquilla. Sei tranquillo? Sì, sei tranquillo te? Guarda. Ma noi, eccolo. Adesso lo giriamo, ma credo che girato duri pochissimo, vero? Pochissimo, ormai siamo a un buon punto della cottura qua. Allora noi possiamo togliere questa bella gallinella, sì, e la spostiamo, sì, va bene? Ecco, spostiamo gli spinaci. E io vado a realizzare il piatto qui davanti. Guardate che belli. Poi, prima di realizzare intanto quest'ultimo, sì, minuto di cottura, volevo far vedere con un'inquadratura proprio l'ovolo. Allora, vedete un attimo, guardate, permetti, te li tocco. Aspetta, ha proprio forma di un uovo. Poi piano piano perde questa membrana bianca e arriva ad aprirsi, vedete, eccolo qua.
L'unica cosa a cui dovete stare attenti, se mai vi venisse in mente di lavarlo, è che è un l'ovulo è delicatissimo. Sì. Quindi non solo va trattato proprio con grande, grande tende ad assorbire l'acqua molto velocemente. Ma marcisce, quindi sì, cambia il sapore. Te come te li mangi gli ovuli? Io me li mangio crudi, con un pizzico di sale quando sono chiusi, così si vede appena il rosso. Esatto. Sa, lui, trum, 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 anzi, li ingoia proprio, veramente. Quando si trovano nel bosco con il coltellino, si puliscono sotto, una presa di sale. Il buon cercatore di funghi quando va a ovoli porta sempre il sale. Porta il sale. Quando va a ovoli, ed è generoso, perché lui ne riporta tanti. No, io ho un amico che ha fatto strage quest'anno di ovoli. Davvero? Ha avuto tutta la mia invidia bonaria, perché mi ha chiamato e mi ha detto: senti, credo di aver trovato 15-20 kg d'ovoli. Mamma mia, accidenti. Ma poi la cosa bella è che i cucchi, come io li chiamo, appaiono, li vedi magari proprio interrati, quindi vedi questo piccolissimo parte cappellino, sì, sì, arancio, sì, rosso, chiusi nella cuticola bianca. Chiusi nella cuticola bianca. Sì. E poi via via sono famigliole che si spargono, mentre il porcino tende a stare un po' più unito. Uno, massimo due. Invece sì, questi si spargono, quindi ne trovi uno, sei contento, sì, perché sì, ne trovi altri perlomeno 20. Allora, ci sono le annate giuste per i giallarelli, i galletti, le annate per i chiodini, le annate dell'ovulo, dell'ovulo è proprio questa. Quindi sì, mangiamoli, anche se abbiamo detto che raggiungono un prezzo abbastanza notevole. Elevato, sì. E soprattutto, sapete che cosa fanno? Non li vendono tre etti, tipo voglio farmi un'insalatina fidanzato, no? No, difficilmente ve li venderanno a piccole quantità. Ve li fanno dare perché spezzerebbe, no? Quindi a sì, chilo. Sì, tendono a farli uscire più velocemente possibile dal mercato. E perché si aprono. Esatto. Si aprono. Anche se l'ovulo fritto, quando è tutto aperto, non è niente male. No, però siamo sinceri, sì, che no, uno gnocco di patata con l'ovulo sì, fresco, sì, e il pepe e l'olio, ripeto, è ma buono. Ma quando li trovi belli aperti così, io li friggo e me li mangio per me. Non avevamo dubbi questo, non si sa che come, che cosa no, dia la coglia. Un altro, poi è la manita falloide. La massa di tamburo, che voi tutti conoscete. Perché la manita falloide, che trova chiusa, si trova chiusa la massa di tamburo. Allora, un vecchio mi ha insegnato, mi ha detto: vuoi che si apra alla svelta? Sì. Cioè, mettila dentro una pentola capace, larga, sì, al buio, perché i funghi crescono di notte al buio. Perché nel frigorifero c'è buio e cose? Bisognerebbe stessero fuori, ma se stanno fuori poi sono al caldo. Perché per far aprire la massa di tamburo se la metti al buio. Allora, mamma mia, la massa di tamburo fra l'altro è buona in gratella. Mamma mia, se è buona. È buonissima, mamma anche mia, quella. Dicevo invece, il pericolo è la manita falloide, che è quella molto che simile, assomiglia all'ovulo. Per cui, al di là dell'apprezzamento dichiarato, un amore del Tizzanini, mi raccomando, se li trovate, correte subito all'ASL, al centro micologico, per farveli certificare come commestibili, va bene? Dai, finiamo la nostra via, ricetta, perché andiamo. Io vorrei dare i peperoncini, di telefonate ne abbiamo avute tantissime, ma veramente tante. Io condisco con pochissimo olio i funghi, solo sale. Olio extravergine del consorzio, si riconosce Toscano, dal collare, solito qua. Sì, una leggera condita così velocemente. Salata d'ovulo però è buona con il pepe, col formaggio, scaglie di parmigiano, sì, pinoli e in questo basta, caso io la lascio più neutra possibile, perché poi andrò ad aggiungere questa già accanto. Il pesce e poi il pesce, sì. Telefonata, pronto? Pronto, buonasera signora. Buonasera, il suo buonasera, nome? Elisa dall'Alto Casentino. Oh, Elisa, territorio baciato proprio veramente dalla sorte, perché... si mangia benissimo, bella arietta, bella storia. Però io faccio l'acqua cotta non come la piace a lei, con l'uovo, perché qui non la fanno nel senese, nel grossetano. Io la faccio, e nemmeno come Tizzanini. Perché oh, io vede come la fa? Sentiamo come la fa lei. Come bigonai di Moggiona, con salsicci. Ah, di Moggiona, con salsicci. Ma avendo i salsicci, signore, cuori ricchi a Moggiona. Mi scusi, chi sono i salsicci? Cosa sono? La salsiccia. La salsiccia. La salsiccia. Avevo capito, i salsicci. Con la salsiccia, tanta cipolla, con un po' di pomodoro e un po' di peperoncino. Fa stufare la cipolla insieme alle salsicce. E poi la metto in forno. Sì. Sì, sì, sì. Signora,
inviti il Tizzanini, va, inviti anche me però. Vengo, vengo, vengo a mangiare. Si fa, allora facciamo un giorno la festa dell'acqua cotta, ok? E no, vediamo tutte le possibilità. Io sono... ho già telefonato una volta, gli ho dato la ricetta dei piccioni. Ah, sì, bene, sì. Bene, bene. Sì. Signora, no, senta, no, ma io ho la cognata brava, io non sono brava. Ah, va bene. Bene, mi dica subito il numero dei peperoncini perché siamo in chiusura. 52. Benissimo, lei andrà a Firenze in via Cosimo Ridolfi all'Acqua Pazza a gustarsi un pranzo, una cena veramente con i fiocchi a base di pesce o di quello che vorrà. Ma scherzi che non gli farà l'acqua cotta. No, la faccio trovare, va. Gli lascio la ricetta, quando va lì gli lascio la ricetta. Ci penso io. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. E grazie. Allora, a questo punto il famoso letto di ovolo letto su di cui ovolo, metteremo il filetto. Il filetto ben croccante, guarda anche i colori simili a quelli dell'ovolo. Sì. Ci mettiamo accanto. Questo qua. Allora abbiamo fatto, abbiamo preso la gallinella, l'abbiamo salata, l'abbiamo messa nell'olio a rosolare e cuocere tenendola ben premuta perché potesse aderire. Da una parte abbiamo preso gli spinaci, li abbiamo messi a cuocere, bollire brevissimamente, ficcati nel ghiaccio, frullati senza niente. Poi abbiamo preso gli ovuli, abbiamo preso tante tante buone idee per gustarci un ottimo pranzo, un'ottima cena con le ricette di Aspettando il TG. Paolo Tizzanini dell'Acquolina e il nostro Filippo dell'Acquapazza di Firenze, lui di Terranova Bracciolini. Vi dicono, è tempo di funghi, andate per boschi, va bene, avrete veramente una visione bellissima della nostra Toscana. Arrivederci a tutti, buona serata, appuntamento a domani, linea al telegiornale per le ultime notizie. Arrivederci a tutti.